Telegiornale, apriamo questa seconda parte con la notizia con la quale abbiamo aperto il telegiornale, cioè con il drammatico incidente stradale mortale che si è verificato intorno alle 13:30 al quartiere Tamburi, nei pressi dello svincolo per Statte. Siamo in grado ora di fornirvi le immagini di questo ennesimo sinistro mortale. Le immagini sono state girate dal nostro operatore Giovanni Rochira. Come vedete, molta folla intorno appunto alla vittima di questo ennesimo sinistro. Si tratta di un giovane centauro per cause ancora da accertare, che sono al vaglio della polizia e dei vigili urbani che effettueranno i rilievi di rito. Il centauro a bordo di una moto di grossa cilindrata avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a finire fuori strada. Dunque l'uomo ha perso il controllo dell'auto ed è stato sbalzato dal motoveicolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Come vedete, appunto, le immagini sono di pochi minuti fa, sono arrivati sul luogo teatro della tragedia anche i parenti della vittima. Come dicevamo, sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del centauro, la polizia e i vigili urbani. Maggiori particolari nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. La cronaca, una notizia: è stato fermato durante un controllo antidroga della Guardia di Finanza ed oltre ad un piccolo quantitativo di hashish per uso personale è stato trovato in possesso di 5 banconote false da 20 euro. Si tratta di un ragazzo tarantino controllato dai finanzieri al quartiere Tamburi. Oltre alla denuncia per il denaro falso, il giovane è stato segnalato al prefetto quale assuntore di droga. E ora le iniziative per il Natale, iniziative anche di profilo culturali al Museo Nazionale di Taranto, il Martà. Questa mattina è stato presentato il progetto di aperture straordinarie del museo durante le festività natalizie. A presentare il progetto la Puglia Promozione, la Soprintendenza per i Beni Archeologici e il CREST. Sentiamo. Anche quest'anno, in concomitanza con il periodo del natalizio, la PT oggi Puglia Promozione ha organizzato una serie di aperture straordinarie del Museo Martà di Taranto, ma c'è anche una novità, c'è la collaborazione del CREST. Sì, per dare continuità, come hai detto tu, alla ex APT e oggi Puglia Promozione, l'agenzia regionale Puglia Promozione, nella persona del dottor Piccirillo, che è il direttore generale, quindi toccando la sua sensibilità, abbiamo dato continuità a tutto quello che era stato fatto precedentemente dall'APT. Quindi io sono doppiamente felice per questo motivo qui, quindi che abbiamo trovato una persona, nella persona del dottor Piccirillo, che ha consentito di continuare quest'idea che avevamo sviluppato già da 4 anni. In questo periodo natalizio, anche per cercare di abbattere un attimo la crisi che il commercio vive, d'accordo con la Confcommercio e col direttore generale di Puglia Promozione, abbiamo stabilito di fare queste aperture straordinarie, come hai detto tu, all'interno di questi orari straordinari, che voglio ricordare vanno dalle 19:30 fino alle 22:30 l'apertura, delle rappresentazioni teatrali con il CREST. Quindi ci saranno delle visite guidate gratuite e questi micro spettacoli, dove diciamo le statue prenderanno vita, come diceva Giovanni Guarino, quindi questo modo nuovo di far visitare questo centro spettacolare che abbiamo qui a Taranto come il Martà, e quindi sperando che la gente possa vivere la storia, la cultura e il commercio ne possa beneficiare. E al via anche la manifestazione intitolata Caro Babbo Natale di Scrivo. Si tratta di un contributo che la Fondazione Oro 6 per il Sociale ha deciso di dare al mondo della scuola. Sentiamone di più nel prossimo servizio. La manifestazione intitolata Caro Babbo Natale ti scrivo non è un concorso, è solo un piccolo contributo che la Fondazione Oro 6 per il Sociale ha deciso di dare al mondo della scuola, in particolare ai bambini in questo periodo di festa. Tutte le scuole di primo grado del capoluogo hanno partecipato presentando alcuni elaborati riguardanti il Natale e i loro desideri in merito alla città. Le letterine più belle saranno pubblicate ogni domenica sul Corriere del Giorno. Per quanto riguarda l'istituto comprensivo Livio Tempesta, la studentessa Ilaria Sillitti è risultata la
vincitrice del concorso. L'elaborato è stato scelto come il più significativo dall'ufficio scolastico provinciale. Grazie alla Fondazione Orosei per il Sociale, la studentessa riceverà a casa un gioco educativo, mentre al preside questa mattina è stato consegnato un assegno di 300 euro che spenderà per dar vita ad altre iniziative all'interno della scuola. La scuola ha avuto notizia di questa iniziativa benemerita della Fondazione Orosei e ha partecipato con i suoi alunni. Alle quinte abbiamo proposto la possibilità di partecipare e la bambina che è stata sorteggiata, Ilaria Sellitti della quinta A, ha fatto veramente un bel componimento in cui esprime quelli che sono i desideri di un bambino di quell'età che Babbo Natale realizzi, che la società realizza in tempi così difficili. Desideri magari ingenui, ma sono quelli che accompagnano sempre i desideri degli uomini. Questa poesia l'ho realizzata perché sentivo il mio amore che esplodeva per il Natale, perché oltre ai regali nel Natale c'è amore, abbracci per tutti, quelli anche che sono malati, poveri oppure quelli che non sono un po' malati della mente e così, perché bisogna donare loro amore, gioia, bisogna farli sentire bene. E l'ho dedicata anche a mio nonno che purtroppo non c'è più e quindi avevo bisogno un po' di esprimere il mio amore per lui. Il Teatro Comunale di Carosino ospiterà domenica prossima un evento organizzato dalla provincia di Taranto e dall'associazione culturale Acta Fabula, il concerto del soprano Katia Ricciarelli. Partirà domenica prossima l'attesa rassegna musicale organizzata dall'associazione culturale Acta Fabula con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Carosino e della provincia di Taranto. La direzione artistica dell'associazione culturale, nelle persone dei maestri Pierpaolo De Padova e Silvia Grasso, ha predisposto un articolato carnet di appuntamenti che spaziano dalla musica classica alla danza moderna. Il sigillo della qualità si imprime sull'intero cartellone della stagione concertistica sin dalla partenza con il recital vocale del celeberrimo soprano Katia Ricciarelli, protagonista della scena lirica internazionale, noto al pubblico per la versatilità delle doti canore, per le abilità teatrali ed interpretative, nonché per i prestigiosi riconoscimenti della critica. È un sostegno concreto perché è una sfida molto alta, cioè giovani che sono nati nel nostro territorio, cresciuti e che si sono formati in un momento di difficoltà come questo puntano su se stessi, quindi credo che l'istituzione pubblica non può fare altro che sostenere questa iniziativa, che tra l'altro è un cartello artistico e culturale di altissimo livello, inizia l'11 con Katia Ricciarelli e quindi questo ci dà la dimensione dello spessore dell'organizzazione e anche della sfida che questi giovani hanno lanciato. E Katia Ricciarelli sarà ospite della rassegna l'11 dicembre, appunto domenica. Il concerto avrà inizio alle ore 20 e sarà il primo appuntamento di una stagione di 10 eventi che avrà avvio l'11 dicembre e terminerà il 6 maggio, sempre nel Teatro Comunale di Carosino. Questa è la stagione, si tratta di 10 appuntamenti, alcuni di musica classica, di musica jazz, folk e di uno spettacolo di teatro danza contemporanea. Sono 10 appuntamenti. E anche quest'anno Blue Star TV conferma il suo sostegno alla raccolta fondi di Telethon per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari. Quest'anno la festa di Natale Telethon 2011 si svolgerà il 16 dicembre prossimo in un luogo ed un quartiere emblematico, il Teatro Tatà del quartiere Tamburi. Ospite della serata il cabarettista Uccio De Santis. Durante lo spettacolo i referenti della Wildm provinciale di Taranto promuoveranno con tutti i mezzi la ricerca scientifica e l'informazione sanitaria sulle distrofie muscolari progressive e sulle altre patologie neuromuscolari. A Telethon e alla ricerca sulle malattie genetiche sarà devoluto parte del ricavato dell'intera serata che, proprio perché dedicata ad una causa benefica, sarà aperta alla partecipazione dei cittadini. Gli inviti per assistere allo spettacolo si possono ritirare presso Blue Star TV in via di Palma 118 a Taranto. E intanto continua con successo l'iniziativa Spesa Gratis organizzata dai commercianti del Comitato Italia Montegranaro. Vediamo oggi com'è andata. Anche la libreria Mandese aderisce all'iniziativa Spesa Gratis, una bella iniziativa organizzata dal Comitato dei Commercianti Italia Montegranaro.
Beh, l'ho fatto con gran piacere, è una simpatica iniziativa che mette in risalto l'attività del mercantile di Viale Liguria, che è uno dei poli più importanti della nostra città, con presenze come la nostra, come tanti colleghi illustri. Spero che il pubblico l'accolga positivamente, ma mi pare di sì, perché c'è molto fermento e c'è l'attesa di poter essere estratti in questo concorso. Lei diceva: ci troviamo qui nel mondo dei libri, perché ovviamente una libreria poi è questo, ma anche in questo settore si vive questo momento di crisi. Credo che tutti quanti siamo, c'è un rallentamento, ci sta. Certo, il libro è sempre stato un settore non in grande fermento, quindi forse in questo momento è quello che meno subisce la crisi, perché ha anche dei costi molto accessibili. A Natale regaliamo un buon libro. Senz'altro. Poi venendo qui da me o da mio fratello in centro, in via d'Aquino, c'è la possibilità di avere anche un consiglio professionale, perché a me piace scoprire la chicca. In questo momento un libro che secondo me molti signori dovrebbero leggere è L'amica geniale della Ferrante, un libro del Leo, una piccola chicca. Che cosa ha acquistato? Ho acquistato un libro. Ma un libro personale? Sì, sì, per me. Io leggo tanto e quindi sono contentissima di questa vostra iniziativa. E io le volevo chiedere, ma lei aveva già vinto qualcosa in precedenza? No, no, mai, mai. Contenta? Certo, tanto. Beh, soprattutto in questo periodo, no? Sì, beh, mi avete fatto un bel regalo di Natale. È proprio tutto per la cronaca, grazie per averci seguito. La linea va alla regia curata da Luca De Vito e Antonio Curatti. Ci vediamo tra pochissimi minuti per la pagina sportiva. Tra poco.